Buongiorno, sono Michele Leone e ti do il benvenuto sul mio canale. Il video di oggi è un po' particolare. È un po' particolare perché voglio dire grazie a te e a tutti voi per il sostegno e per raccontarvi una piccola grande gioia che si è potuta realizzare grazie a voi. È appena uscito, e lo troverai in tutte le librerie e in tutti gli store, la seconda edizione di Guida alle Società Segrete. Una seconda edizione è, almeno per me, un evento importante. È un evento importante perché siamo riusciti ad arricchire il volume di altre pagine. Siamo arrivati a 494 pagine fitte. Voglio ringraziare anche l'editore perché ha sempre creduto in questo progetto e in questo libro, come negli altri libri e negli altri progetti che abbiamo fatto e che stiamo portando avanti. In questo libro troverai tante società segrete descritte, alcune in modo un po' più approfondito, altre solo raccontate o accennate. Mi viene in mente la Compagnia della Teppa, compagnia molto particolare della quale magari ti parlerò in un video. Dalla Compagnia della Teppa nasce la parola teppista, ma non ti dico di più. All'appendice 2, all'interno della quale siamo riusciti ad inserire, non so se riesci a vederli, degli alfabeti di società segrete. Ovviamente abbiamo gli illuminati, quelli storici, non quelli che vanno di moda, i misteri antichi delle religioni dei misteri, accenniamo alla massoneria ricordando che la massoneria è una società di segreti, non una società segreta. A tante società anche più moderne, a delle fratellanze, a delle confraternite, a delle consorterie. Quindi cosa dire? Grazie, e se non lo hai ancora letto ti invito a leggerlo e farmi sapere cosa ne pensi in privato o nei commenti qui sotto. Ti ricordo, sempre che ti faccia piacere, puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per restare aggiornato. E se vuoi avere ogni settimana una dispensa o approfondire argomenti legati alle società segrete, alle tradizioni e ai simboli, e troverai il link in descrizione qui sotto, puoi abbonarti alla mia pagina Patreon, Lexicon Symbolorum. Ancora grazie e a presto!